ci troviamo a San Leo, nella prima periferia di Arezzo, al campo pratica del Golf Club Casentino. Quest'oggi Corner va alla scoperta di questa disciplina sportiva. Nato dall'idea di un gruppo di amici e grazie al coinvolgimento degli enti pubblici locali quali Provincia di Arezzo, Comunità Montana del Casentino e Comune di Poppi, il Golf Club Casentino è presente a livello locale sin dal 1985 e rappresenta una delle realtà maggiormente radicate nel territorio. Il percorso di gioco principale è situato alle porte di Poppi, su una collina che domina la vallata. La società, facente parte della Federazione Italiana Golf, dispone anche di un campo pratica ad Arezzo. Questa area qui a San Leo, che abbiamo dedicato campo pratica a Federico Luzzi, che abbiamo aperto 4 anni fa, e sempre fa parte del Golf Club Casentino. Il Golf Club Casentino in più è in ampliamento, no? Stiamo arrivando piano piano a fare 18 buche, adesso ce ne sono attive 11, ne stanno facendo altre 4 e quindi entro, diciamo, fine anno prossimo sarà un campo a 18 buche, così sarà un campo internazionale. Fiore all'occhiello della società casentinese, l'attività svolta nei confronti dei più piccoli, portando il golf negli istituti scolastici del territorio. Il nostro interesse è quello appunto di andare nelle scuole qui in Arezzo, poi anche andiamo nelle scuole nel Casentino e facciamo provare il golf ai più piccoli, arriviamo fino anche alle medie addirittura. Passiamo adesso all'attrezzatura per il gioco del golf. Qui abbiamo un set completo di bastoni. Come sono suddivisi? Esattamente, allora sono suddivisi in 3 mazze dette legni, adesso sono sintetiche, un tempo era realmente in legno, poi ci sono 11 mazze in ferro, sono tutte progressivamente a muoversi come apertura della faccia, perché più sono aperti e quindi più i numeri sono grandi e la palla va più alta e più corta. Quindi per quanto riguarda la distanza è inversamente proporzionale. I legni, come ben si vede, vanno sempre più lunghi rispetto ai ferri. E questo è il legno numero 1, detto drive, è quello che tira più lungo di tutti. Un gioco tecnico, quello del golf, che durante lo svolgimento delle gare ufficiali non prevede la presenza di un direttore di gara, ma di alcuni osservatori. Ogni concorrente è tenuto in pratica ad autocontrollarsi. In caso di controversie si fa riferimento ad un apposito comitato, il cui scopo principale è quello di far sapere ai giocatori che cosa prevedono le regole nel caso specifico. Al contrario di quello che si pensa, il gioco del golf è molto difficile. Uno pensa si va in un campo, si tira una pallina e si imbuca. Non è così facile. Quindi anche a livello tecnico è una sfida personale molto importante, diciamo. E quindi ecco, lo consiglierei a tutti i giovani perché permette di confrontarsi con se stessi.